per la serie delle interviste Attaccati al Tram. Eccoci con il nostro primo ospite, si è attaccato al tram con noi, Massimo Cirri, buongiorno. Grazie del biglietto che avete pagato, 1,20 euro, sì. Speso bene, grazie. Abbiamo venduto le frequenze per questo. Sì, infatti qualcuno di noi della vecchia guardia non ve lo perdoniamo ancora. Però ti abbiamo comprato il biglietto. Dialogo sullo meno spr più eco di Cirri e Segre. Erano finiti i caratteri in copertina per capire meglio il titolo. No, è una rivoluzione grafica che voi non avete capito. Meno spr più eco. Sì. Per dire che bisogna sprecare di meno, si può farlo perché altrimenti penso che non ci sia futuro, è l'illusione della crescita infinita e quindi qualcosa che chiamiamo più eco perché non sappiamo come chiamarlo. Questo tram va a velocità veramente impressionanti, insomma. Sì, va molto veloce, pensa alle difficoltà del nostro operatore che ci sta. Veramente, coraggio. Alle 16.30 invece il dialogo anche con Tozzi su un mondo ecosostenibile. Perché sarà importante essere presenti a questo dibattito? No, che sia importante è tutto da dimostrare. Proviamo a fare il solito pezzetto di riflessione su quello che io credo sia uno degli snodi del futuro di tutto l'Occidente, la consumazione delle risorse, il capitalismo aggressivo, quello grande imperante delle multinazionali dell'agroalimentare, il capitalismo diffuso dei capannoni che consumano una quantità impressionante di territorio destinati a restare vuoti, perché abbiamo l'illusione che l'edilizia sia il motore di questo paese, l'edilizia è il motore che distruggerà questo paese. E quindi piccole riflessioni sulla necessità di cominciare a interrompere questo ciclo. Piccole riflessioni penso un po' depressive, perché penso che il ciclo vada avanti così, che la capacità di distruzione sia molto più alta della capacità di fermare la distruzione. Puoi spiegare a chi magari è la prima volta che si imbatte in questa parola ecosostenibilità cosa vuol dire? No, di preciso non lo so, penso che voglia dire lasciare un segno minore, una distruzione minore, ma questo penso che sia, sono molto pessimista perché anche se sono eccitato alla velocità del tram, che sia un po' difficile perché è nell'animo umano, o perlomeno nell'animo umano degli ultimi 300 anni, quello di aggredire, di distruggere, di consumare, insomma. È la gioia del bunga bunga alle spese del pianeta. Spero non mi stiano rubando il portafoglio in questo momento perché c'è un sacco di gente. Il 15 ottobre c'è la giornata europea dell'indignazione. Secondo te è importante dare un'altra, l'ennesima mazzata ai potenti essendo presenti lì quel giorno? Sì, è l'unica cosa che si può fare. È l'unica cosa che si può fare per provare a aggredire un pezzetto di questo muro di gomma che viene continuamente come si dice, riprodotto e che è eretto e reso sempre più gomoso, che separa una percezione comune di stufaggine, di voglia di cambiamento, che da una parte rimbalza su questo muro di gomma e dall'altra rimbalza nell'assenza di una capacità di un'opposizione in questo paese di farlo diventare un discorso politico condiviso. Qualche mese fa il 57% dei nostri concittadini siamo andati a votare per fare sul nucleare, per fare un discorso collettivo sui beni comuni. In questo paese in cui le percentuali vengono dette, reiterate, vi ricordate il Presidente del Consiglio, il mio gradimento, eccetera, eccetera, quel 57% era un 57% vero, contato ai seggi, ha dato un segnale forte. Non c'è stato nessuno che se ne sia fatto carico, che lo abbia preso, che l'abbia trasformato in decisione politica. Forse è il fallimento dichiarato della politica della sinistra, forse Pisapia ha vinto a Milano, io sono di Milano perché per fortuna i partiti della sinistra erano deboli, non hanno potuto ostacolarlo più di tanto. E l'unico modo è quello di ricominciare con questa cosa che si chiama degli indignados o del riprendersi uno spazio comune. Un altro spazio comune è quello dell'informazione, che è un bene comune, insomma. E speriamo.
La prossima fermata è la nostra, questa era la prima intervista Attaccati al Tram, ringraziamo Massimo Cirri. Ringrazio voi, a me sembra che sia vietato fare riprese sui mezzi in movimento senza l'autorizzazione. Ma noi siamo di Sherwood. Esatto, è quello che vi è rimasto dopo che avete venduto le frequenze. Chi è che suona il campanello? Ecco, qualcuno deve suonare il campanello, vi invitiamo alla lettura ovviamente di Dialogo sullo meno spre più eco di Cirri e Segre, Pro Music Corvino Editore. Grazie ancora Massimo. Arrivederci, buon viaggio. Scendete anche voi o... Scendiamo anche noi con te. Lo perseguitiamo. Bene.